sconvolta. Porca troia. Cioè, boh. Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi vedete la mia reazione e quella di Valentina, super divertente, alle prime tre stagioni di Younger. Se quindi non avete ancora visto le prime tre stagioni di questa serie TV, vi consiglio di lasciare questo video, uscire e tornate quando lo avrete fatto perché ci saranno degli spoiler. Ma volevo scusarmi con voi perché la qualità audio e la qualità video non sono delle migliori, dato che per registrare questo video abbiamo usato la registrazione Skype. Quindi, appunto, ripeto, non sarà un video bellissimo né da vedere né da sentire, però giuro che ho provato in tutti i modi ad aggiustare la qualità, sia qualità video che qualità audio. Quindi spero che mi possiate perdonare e spero che vi possiate godere il video. E abbiamo dovuto per forza fare così perché il nostro buon senso ci ha suggerito di non vederci e non stare molto molto vicine. E di non registrare un'ora e mezza di video dal vivo, quindi stare insieme in una stanza vicina al chiuso, e nonostante secondo il decreto possiamo vederci anche tra amici. E ripeto, spero che questo video vi piaccia. Noi ci vediamo alla fine del video. Dall'inizio. Partiamo già male col divorzio e tutto. Con quel divorzio che mo lui ritorna, dopo se ne va, dopo ritorna a scassa la minchia. Ma Vabbè, è solo vaffanculo. tutto. Ma David è sfondito nel culo. Mo che lei ha detto la verità anche all'amica, no? Alla biondina. Cioè, ci sta pure perché comunque ormai da tanti mesi, mo non so da quanto tempo starà lì, però cioè, da tanti mesi che sta là a lavorare e ci sa pure che si è esplosa. Però veramente, cioè, ok, puoi fingere che ti 26enne, che ha dato il documento falso e tutto, però dai, un po' l'aspetto si può vedere su, non siamo Sì. così tonte. Cioè, tu già metti veramente una 26enne qualsiasi con una 40enne qualsiasi, comunque la differenza c'è, è impossibile, non ci sia per quanto si possa curare. Il fatto che ci sta lei che abbia baciato Charles, mentre stava entrando nella stanza, cioè, poi sposami, io non avrei mai pensato, ti giuro, mai. Ma Josh, cioè, ha capito perché lui ci stava troppo sotto, cioè dall'inizio, anche se loro, anche dalla prima stagione se ci pensi, loro litigavano spesso, no? Soprattutto quando Lisa gli ha detto la verità, no? A Josh alla fine della prima stagione, però alla fine, cioè, si vedeva che Josh ci stava veramente sotto, cioè da subito ci stava sottissimo e quindi, cioè, è normale che poi arrivati. Quant'è? Forse un anno che tutto quanto, credo, non lo so. Cioè, anche se si sono presi e rilasciati, però se tu vedi, nella terza stagione, alla fine, ma anche nella seconda, sono stati bene insieme. Quindi era il momento proprio che non volevo rivedere mai in Clou vita. proprio. Cioè, che poi tra l'altro il bello è che quando Charles e Eliza si sono baciati, e dopo, cioè, Josh li ha visti i momenti in cui sono baciati, però non ha Ma sentito. pure ragazzi, c'è pure la sfiga che quello va a Ma vedere mentre si baciano. E sì, lei che poi va a correre verso l'amica e dice: ho fatto una cazzata. Ma dai, bravo. direi, cazzo. No, ma cioè, tutto il resto è secondario, capito? Perché tu quando vedi che, a parte che la cosa è partita dalla seconda stagione, dal finale della seconda stagione, quando Charles l'ha baciata nel negozio, là è partito tutto, perché da là che Lisa si è fatto partire un po' nelle mezze pippe, no, più che altro Charles secondo me si è fatto partire le pippe da lì. Sì, che ci poteva stare qualcosa comunque. Là Cioè. Charles si è fatto partire le pippe e dopo Lisa si è fatta trascinare, perché si è fatta trascinare pure lei, perché se non ci fosse stato quel bacio nella seconda stagione non sarebbe successo niente di tutto ciò e andrà sempre peggio perché, specifichiamo, mancano ancora 3 stagioni e ti giuro che le No, cose. non voglio saperlo che succede. Allora, io sono convinta che mo quindi sarà questo fantastico triangolo amoroso.
Ora, capi? la cosa principale di Younger adesso, cioè soprattutto dalla fine della terza stagione, partono i Team Josh, tra cui anche io, e Team Charles, che sono contenti, no, adesso, cioè sono contenti di far parte del Team Charles, cioè che shippa Charles e Liza, però io non sono contenta per niente, No, soprattutto. ma neanche io, perché Charles e Liza sarebbe una cosa troppo tradizionalista che ti devi. Noi dobbiamo Cioè, beccare 26 anni, io. a parte che cioè, è stato Josh anche un po' a spingerla a fingersi 26 anni, anche se in realtà, perché se ci ricordiamo al primo episodio, vedi che Lisa comunque da quarantenne non riusciva a trovare lavoro, poi Josh, dato che gli aveva dato 26 anni, quando si sono incontrati la prima volta, e quindi da lì che Lisa ha pensato: adesso mi fingo 26enne, parto e vado. Infatti è andato tutto bene. È andato bene Sì, perché ha trovato lavoro, ha trovato. effettivamente sì, inizialmente. Cioè che poi il fatto della scusa per il lavoro, ok, devi aiutare tua figlia, ci sta pure ovviamente, perché tu fai di tutto per aiutare i tuoi figli e così via, no? Anche le pazzità fai. Però, cioè, a mentire già da subito, no, cioè avrei detto direttamente, dici la verità e se un uomo veramente contro coglioni ti sta presto, se no lascialo andare che è meglio. È Josh che ci sta rimanendo male, capito? E Cioè, Josh certo. che ci sta soffrendo. E non è giusto perché non è stata neanche colpa sua, è quella stronza di Liza. Cioè, anzi, non è stata neanche Liza il problema perché è Charles che si è fatto talmente tante pippe mentali che si è fiondato. E Charles sapeva pure che Liza aveva una relazione con Ok, Josh. ma se tu sei una donna, ok, che ci sta che l'istinto ti ci viene da ricambiare i baci, ci stanno, te l'ho sempre detto, vari tipi di istinto nella realtà, ci sta chi ti bacia, che anche non ti interessa, lo scarti, lo spingi, dici oh che cazzo vuoi, oppure appunto ti ci viene da continuare anche se sai che non sei innamorata di lui, anche se sai che stai sbagliando, purtroppo è l'istinto che ti devo fare. Purtroppo l'istinto ci è venuto a per il fatto che lei non si doveva avvicinare a lui, capito? Ma Cioè, hai allora, fatto la secondo cazzata, hai continuato col bacio, ok? Mo' scansati e battere, via, me. Ma via, allora, sciò. il fatto è che cioè, sono d'accordo perché, allora, prima di tutto, il bacio che si sono dati nella seconda stagione, quello che ha dato Charles, lei manco voleva, è ok. Però dopo, il problema è che dopo lei l'ha ribaciato. Sempre lei, E dopo, quando si sono ribaciati un'altra volta, lei c'è stata, non è che si è cantata, quindi un po' tutti e due ci hanno torto questa cosa, un po' tutti e due. E il problema, allora, il problema è che poi Josh ha visto solo quando si sono baciati, ok? E quindi non ha sentito poi che Liza ha detto a Charles che in realtà non poteva stare con lui perché amava Josh. Oh, e ci stava la grande perché alla fine può succedere anche nella realtà che ci pensi, finisce il bacio, tu lo scansi, dici guarda, ok, ti ringrazio che tu provi queste cose, non so di, ti ringrazio non so di che cosa, però vabbè, ti ringrazio, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dici guarda, però io amo lui, quindi vaffanculo, addio. Semplice, fine. Poi lui, se è un uomo intelligente, si finisce a romperti i coglioni. Questo è. Però mo sicuramente pure lui scoprirà che lei ha 40 anni, quindi ci dice cazzo, non mi ci butto ancora di più, così amo le mie figlie anche lì, capito? No, E io cioè, mi godo la vita. il problema adesso, infatti, è proprio Charles che verrà a scoprire, tanto si verrà a scoprire, ormai il suo segreto lo stanno scoprendo tutti, quindi partire da Josh là, e Kelsey ormai lo sanno, lo sanno. Vabbè, ma vogliamo parlare anche della relazione di biondina, io non mi riesco a vabbè, esatto, con quello là che non mi ricordo, vabbè, quello là nuovo, Ah, ecco, esatto, Aaron, come è interessata già dal fatto che lei abbia accettato quell'altra richiesta, cioè scusami, lui ha accettato quell'altra richiesta perché gli dava più soldi, ok, sì, soldi sono soldi, ok, quello che vuoi tu, però cazzo, è lei che ti ha ficcato dentro, non sei stato tu da solo a ficcarti all'interno del sistema, Ciccio. Quindi un minimo di ringraziamento, poi anche perché ti piace un minimo in più, ci stava. di Kelsey ci sta che voleva comunque trovare un'altra persona con cui condividere perché appunto è morto il fidanzato,
che poi, vabbè, si è scoperto che poi era un pezzo in me, cioè lei era cornuta, e pure questo, vabbè, lascia aperto. Io sono rimasta molto contenta che si siano veduto, che non si sono sposati, che ok, perché si sono sposati, meno male che lui è Sì. morto. Quell'altro dito in culo, come si chiama? Il bardascio di 20 anni, vabbè, quella è una cosa. Quantomeno. Ah! Oddio, quello lasciamo perdere, l'ho odiato da quando è apparso proprio. Cioè, un nanetto del cazzo di 20 anni che si crede Dio sceso in terra, che vuole licenziare tutti, ma che cazzo vuoi? Ricordiamoci di Enzo, il muratore, perché era una delle belle cose. Idraulico, il muratore idraulico, cazzo faceva là, tutto fare. Serio, perché ritorna all'attacco? Bene, perché se è una cosa lo preferivo, è più macho rispetto a quell'altro coyote. Che secondo me quell'altro vuole la casa. Gatta Certo. Cicova anche qua. È lei che ci paga solo, perché tanto da adesso in poi ci pagherà solo, ci pagherà le conseguenze delle sue azioni. Serio. Certo, perché che cucina, Ma lo sai che quando c'è questa serie, io sono sincera, Younger, forse una delle persone che sembra di più è proprio quella donna. ah. Sì, perché non lo so, da un lato mi rappresenta una che punta solo sulla carriera e manda a fanculo tutti gli uomini. L'uomo ti rompe i coglioni, non tutti, però la maggior parte. Certo, tipo Todd che rompe, cioè un rotto in culo, ma proprio forte, un rotto in culo forte, meno male che sia Mamma. morto. Charles è convinto adesso di aver baciato una che ha 26 anni, perché lui ancora non lo sa che lei in realtà ha 40 anni, capito? Quindi tu ti sei messo con la VPN? Senti, che poi Bravo, hai peraltro fatto è un altro bene. dipendente, è un altro dipendente, capito? Cioè lui è, prima di tutto è il tuo capo e va bene, magari come ti dicevo prima, al di fuori del lavoro ci sta pure, però cioè, secondo me non può funzionare perché, cioè, a parte che lavorate insieme, cioè, quindi vi vedete all day, all night, tutti i giorni della vostra vita, cioè mi rompe veramente il cazzo, darsi pure che funziona, cioè, col Vabbè, capo, sì, cioè, tutte le cose le devi vivere fino in esatto. fondo. Forse perché io non mi ci ritrovo su queste cose, non lo No. so, io Lo non so, capisco. è adesso che è una cosa che non riesci a percepire, però vedi che poi con, cioè, nel senso, chissà se un giorno ti capiterà di innamorarti del tuo capo e viceversa e avrete una relazione, chissà, poi in quel caso poi lo capirai. Dovrebbe separare il lavoro dalle relazioni, però purtroppo se la vita vi fa coincidere tutte e due, è un po' difficile di staccare il tutto. Quando torno a casa non voglio pensare al lavoro, però se mi ritrovo Bravissima. un collega, cioè se io mi dovessi sposare col mio capo, con un collega, comunque io quando torno a casa mi ci ritrovo Pensare lavoro, cioè capito, mi ci ritrovo, lavoro a casa. effettivamente perché è normale che, cioè, quando tu torni a casa dici, oh, allora parlo. Però è proprio il fatto della coppia che dovrebbe dire: guarda, mettiamoci d'accordo, quando siamo a lavoro parliamo di lavoro, quando siamo a casa vaffanculo al lavoro, pensiamo a Certo, tutt'altro. compromessi. Dopo un po' magari se ne parla a cena, così qua, e poi finisce là, capito? No, è un minimo che lui, che adesso ha avuto una promozione, te lo vorrei raccontare. Oh, Anche lì, o magari si è incazzato, dice oggi mi sono incazzato con un e collega, ci sa che oppure mi sono incazzato discorso. col... Ci sta il discorso, ma non è neanche un momento che io magari esco di casa e vado al lavoro e sto da sola, capito? Tra virgolette, Esatto. che mi stacco, capito, dal mio partner. Quindi magari andare al lavoro è anche un momento in cui io mi preparo per conto mio, esco, vado per conto mio al lavoro e lui se ne va per conto suo al lavoro. Uno deve cercare sempre di mettere quel pepe in più, tra virgolette, nella coppia, ci vuole un po' di pepe. Il pepe può consistere in due persone che fanno lo stesso lavoro, di tu te ne vai a fanculo di là e a fanculo di qua. Io esco con le mie amiche, tu esci con gli amici. Ti porti il lavoro a casa, ma ti porti anche magari la casa al lavoro, perché se tu sei il tuo partner, Ah, sei un è vero, brava. tu sei un problema, tu sei un problema in famiglia, cioè alla fine rischi che ne discuti anche quando sei al lavoro, magari ti distrai, stai a fare una cosa importante, ti distrai perché stai a pensare a discutere con il tuo fidanzato, marito, quello che sia. È una cosa molto complicata, come anche avere una relazione con, vabbè, l'abbiamo visto da film,
con un uomo sbarra donna, non facciamo giudizi, più grande o più piccolo. Ovviamente pure quello ha le sue difficoltà, come, cioè come una coppia normale, che se una coppia normale può avere meno difficoltà, mentre una coppia così un po' più particolare, tra virgolette, possono avere di più difficoltà per alcuni campi. Però naturalmente se è una cosa vera, se è una cosa vera non distrugge niente, cioè. Però diciamo che le divergenze sono tante, soprattutto quando ti frequenti una persona molto più grande di te o molto più piccola di te. Cioè ci sono alcune cose difficili da gestire, tipo appunto, le relazioni con un collega o con un capo, le relazioni che con una persona grande o più piccola di te, di un sacco di anni, Cioè, cioè rilasciare a distanza. relazioni a distanza, sono tante le situazioni difficili da Ovviamente. gestire, hanno più svantaggi che vantaggi, non sempre funzionano. Spesso molti si lasciano perché hanno divergenze e così colà, però in alcuni casi ci sta che funziona assolutamente. Uno è importante provarci, se non ci provi non lo sai come va a finire. Credo che va bene buttarsi, cioè, sono d'accordo, però dall'altro lato buttarsi con coscienza. Quanto riguarda le relazioni, è normale ragionare molto col cuore piuttosto che con la testa. No, l'amore non sarebbe un sentimento, ma sarebbe una cosa razionale, ma l'amore non è razionale, è una cosa che ti viene da dentro. Se ti devi buttare per poi andare nei casini, cioè magari stai a fare una cosa clandestina con un uomo sposato, per esempio, che c'ha pure, ti so, metti ancora peggio i figli, e là, figlia mia, ci devi ragionare, cioè devi farti due domande. Se è una cosa tipo, torniamo al discorso di Younger, se una donna come Liza, per esempio, sta divorziando, e ha comunque una figlia, e si è trovata un ragazzo che comunque si prende cura di lei e la ama, che vorrebbe trascorrere cioè, il tempo con lei, tutto il tempo che vuole insieme, e comunque anche lui ha detto, proprio nell'ultima puntata, era 3x12, cioè che aveva scelto lei e non gli importava che aveva una figlia, comunque un ex marito, perché lui comunque l'avrebbe accettato, cioè avrebbe accettato tutto, ma secondo me anche lei avrebbe fatto lo stesso per lui, Forse per funziona se tutte e due ricamessero in Dio, però c'è da dire una cosa per quanto riguarda Younger, no? Che Josh ovviamente ha accettato tutto perché ha avuto mesi, cioè mesi, comunque tempo per conoscerla bene, per sapere chi è lei realmente, no? Per amarla realmente. Però non, cioè, tu metti caso che lo sapeva già da prima. È un po' diverso, sì. Se le cose vanno diversamente, cioè se una moglie o un marito, quel che sia, tradiscono il proprio partner per a volte via, cioè a quel punto, cioè solo perché vuole, ma sai quante volte è successo che l'amante è molto più giovane di quello che della persona che tradisce? Ma l'hai visto pure appunto a Younger, il marito ha tradito la moglie con una molto più giovane di lui. Alla fine David, secondo me, cercava solamente qualcosa che non trovava più in là, se ci sta, per l'amor di Dio, ci può stare. Però alla fine è stato proprio a prender culo, praticamente, perché Esatto. si è reso conto che in realtà quello che mancava, in realtà ce l'aveva e era la cosa più fondamentale. Che succede, viene travolto dall'attimo anche se non vuole, però una volta, però se vedi che ricapita più volte vuol dire che C'è qualche c'è problema. qualcosa che non va, oh, c'è proprio una coppia. Anche il contesto in cui vi trovate voi due, cioè la coppia, cioè non è che, cioè se c'è un momento di tensione, c'è un momento che si litiga, cioè che ci può stare tranquillamente. Quindi anche in quel caso il tradimento è quasi una conseguenza di quello che sta accadendo, cioè quello che sta accadendo tra voi due. Secondo me, cioè, nonostante all'inizio si sia comportato da 26 anni, come perché c'ha l'età da 26 anni, e secondo me nessuno può portare via quell'età, no? O comunque, cioè, abbiamo quasi l'età di Josh, comunque
ne rendiamo pure un po' conto di come avere 20 anni, cioè nessuno te le porta più indietro, quindi è normale. Poi vabbè, lui all'inizio pensava che pure Liza avesse 26 anni, quindi ci sta che magari si comporta da ragazzo, di comunque da parte di Liza c'è stata questa cosa che lei c'è stata, diciamo, al suo comportamento, quindi da ragazzo. Quindi si è preso anche questa responsabilità di diventare più maturo di quanto uno a 26 anni può essere. Cioè, quindi ha scavalcato praticamente da 26 anni è diventato un quarantenne, tra virgolette, mentalmente di maturità. Però che voleva comunque dare a Liza quello che una 24enne può desiderare, quindi comunque da apprezzare. Per questo io sono convinta che il team Josh deve tornare. Ha scoperto tramite Josh che mentalmente, anche tramite il suo lavoro, che mentalmente lei non è una donna quarantenne dentro, nel senso che dentro riesce a essere ancora una giovane 26enne. Limiti, ovviamente, quello che dico sempre, si va a divertire la sera con le amiche, con Kelsey, con Lauren, insomma, non c'è niente di male. Nonostante questo si contiene, no? Perché si rende conto che cioè, Chi c'è ha pure pure dei doveri, ovviamente, come anche cioè, mamma, come mamma donna, prima cioè di tutto come tutto. nei confronti della figlia, perché comunque Lavoro. lei lavora per pagare gli studi alla figlia, quindi per pagarsi l'affitto, lei comunque per campata, tra virgolette, lei è la figlia. E Esatto. hai dei doveri verso Josh, quindi giustamente, cioè, doveri, sì, responsabilità verso Josh e così, perché so Esattamente. sia, e, capito, anche verso il lavoro in sé, quindi, cioè, secondo me lei è un misto tra una quarantenne, perché si rende conto di quando c'è dovere, quando ci sono responsabilità, soprattutto perché ha una figlia, quindi ce l'ha doppiamente. Va bene che sta mentendo, che ha falsificato i documenti, quindi sta mentendo su una gran scenata, che giusta, cioè, ripeto, secondo me, da un lato va bene perché comunque deve pagare, cioè deve sopravvivere per lei, deve pagare comunque di studiare la figlia e ci sta, però dall'altro lato, cioè, comunque è molto rischioso, si sa questa cosa, quindi. Ovviamente, perché cioè, da una parte appunto dici la verità, tra virgolette, fai una cosa vera, e dall'altra fingi e fai una cosa, cioè, effettivamente illegale anche, perché stai Certo. mentendo a tutti. Però questo vuole far capire che per anche una parte brutta, cioè, è un sentimentale, comico e tutto, però da una parte ti fa capire anche quella che purtroppo è la realtà, Ma se tu, infatti, ancora. se tu ci fai caso, allora, quando Liza si era licenziata, no? Nella seconda stagione, che era andata a lavorare al negozio, praticamente Diana aveva assunto una nuova assistente, ti rendi conto che cioè, si vede la responsabilità di una donna di 40 anni e cioè, una di 26 anni, cioè, vedi veramente un sacco di differenza. Sono appunto ragazzi che non avendo esperienza comunque sono motivati a fare esperienza, anche sbagliando ci sta. Però dall'altro lato ti rendi conto che ci sono alcuni ragazzi che vanno là solo perché per far vedere o per soldi, cioè. Andando a Younger, allora, io una cosa che stavo notando è che Ian, ok, cioè quella proprio rispecchia, cioè ci vuole far rispecchiare invece un'altra tipa di donna, una donna che soffre tanto, però che nel posto di lavoro riesce a essere la tosta che ci sia là dentro. E si è visto, abbiamo visto anche che va dallo psicologo. Quindi problemi Lei interiori, anche se ha una barca di soldi, cazzo se li ha. cioè, alla fine se lo noti, alla fine Diana se ne, tra virgolette, se ne preoccupa poco dei soldi, se ci pensi, perché lei è molto concentrata sulla carriera, molto concentrata sulla carriera perché ha passato un matrimonio infelice, prima di tutto, Esatto. e poi non ha trovato poi una persona giusta con cui passare il resto della vita, quindi
pensa che chissà, cioè c'è solo lei al centro dell'attenzione e il suo lavoro, quindi diciamo che questa cosa ne ha sofferto, infatti pure lei un po' lo ha ammesso quando poi era morto Tad, che Cassie era sempre in ufficio, che lavorava sempre, voleva tornare a casa, infatti lì anche Adesso ne pensava. Diana si è aperta e anche dopo il divorzio lei comunque va sempre al lavoro, si vuole concentrare sulla carriera. Avere un po' di soldi addosso ti dà la forza di sorridere e di andare avanti. Certo. No, sembra una cazzata, sembra una cosa effimera veramente, ma veramente ti dà una potenza fantastica avere un posto sicuro dove andare la mattina, la sera, a che ora tu vai a lavorare. Perché fa il culo per arrivarci, Ma che cioè, ovviamente. vuoi comprarti una cagata di cosa? Cioè, c'è più soddisfazione a Esatto, pensare finalmente con i soldi veramente. del mio lavoro, il mio sudore mi sono potuta comprare, ma anche una cagata, eh. Ognuno di noi ha un pensiero diverso di felicità, però la felicità, quella vera, quella che ti fa alzare la mattina e dire affronto la giornata con controcoglioni, cioè è quella che viene dentro, non è una cosa al di fuori, viene da dentro. Le persone che stanno peggio sono più felici di quelle che stanno meglio. Tu Sì, ci devi fare caso. sì. Non viaggiano, non si godono un cazzo, ma riescono a cacciarti un sorriso che tu te lo sogni. Io prima dicevo che in parte i soldi non fanno la felicità perché non puoi trovare, secondo me, la felicità nel No. comprarti 10 case o una villa che c'è 3 macchine per No, esempio. magari. Dall'altro lato, credo che se hai quei soldi per a parte prima di tutto essere indipendente, questo senso di indipendenza, di pagarsi la casa da sola, di pagarsi la macchina da sola, il concetto di avere una propria casa, saper, cioè imparare a gestire una casa, a magari, che ne so, anche avere la macchina ti porta ovunque, secondo me. Cioè se tu hai anche questa indipendenza per la macchina, puoi andare dove ti pare. Ci sono persone che comprano e non sono mai soddisfatte, ovviamente. Tu immagini fare una vita sempre tranquilla? Sì, sarebbe anche da una parte bella, ovviamente, ma normale, senza mai nessun No. intoppo. Ok, sarebbe una figata pazzesca, nessuno mette in dubbio. Nessuno mette in dubbio. Diciamo, quando hai dei problemi, qualunque esso sia, del sentimentale, ti mettono alla prova e ti fanno cacciare quel lato di te tosto che tu neanche sapevi di avercelo. L'ultima cosa, ritornando agli Younger. Generale sulle prime tre. La figata assurda, tipo No. quattro risate. Veramente ti fa, anche se ti fa fare queste risate, ti fa conoscere qual è la realtà dei fatti, ti fa vedere anche dei lati un po' più pesanti della vita, non solo quelle frivole, ma anche quelle più importanti sul campo carriera, sentimentale e tutto. Ci fai due chiacchiere, due commenti, quattro Ah, risate. esatto. Però sì, Immagina dentro una video chat. Immagina mentre vi vedete Younger, una che fa il team Josh, l'altra che fa il team Charles. Immagina le bestemmioni. Quando li vedi insieme, tra con lei e Charles, c'è un mix di che carini, un mix di che cazzo fai, capito? Josh, Liza e Charles, secondo me, quello più maturo è Josh. E parlando pure dell'ex marito, abbaccio No, assolutamente. guarda, non so. Ma te lo dico solo, cioè David è solo un dito nel culo, ti dà fastidio, però non fa male, Quello è un fattore che vuole da fare. Vede troppo felice la moglie e quindi dice: Ma le vado a rompere i coglioni. sì, perché lui non lo è stato felice, lui non è stato felice, capito? La verità che comunque lo doveva dire prima della galla, la verità, persone quelle vere che ti vogliono veramente bene, che te ci tengono, comunque rimangono nonostante tutto. Ma incazza, Dio, che cazzo fai? Non mi dice la verità. E ci sta, per amor di Dio. Però a parte quello è che rovini amicizia perché non ti ha detto sta cosa. Andiamo su. Questo è il nostro parere generale sulle prime tre stagioni di Younger. La quarta ti darà certe pugnalate al cuore, certe pugnalate, le 3x12 e la 4x12 saranno i finali di stagione che ti faranno, cioè, più pugnalate al cuore di tutti quanti gli Io altri. pensavo fosse solo questo, cioè sinceramente. Invece Questo. sta pure di peggio. Eccoci qua alla fine di questo video. Io vi ringrazio per averci guardato, per averci seguito. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, fateci sapere nei commenti cosa voi ne pensate di queste tre stagioni. E mi raccomando, se qualcuno
ha da dirci in cosa migliorare e in cosa va bene, fateci sapere comunque. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ah, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun altro video. Ciao!